siamo col coach Davide Delmati dopo questo bellissimo 3-0 della LPM contro l'Ita Smartignato. È soddisfatto, coach, di questo incontro? Sì, sono molto contento perché le ragazze hanno espresso, a mio avviso, un'ottima pallavolo e per tutti e tre i sei. Come essere veramente continui con pochi errori che a volte ci hanno caratterizzato invece in altre partite. E un terzo set punto a punto dove Martignacco ha giocato un'ottima pallavolo, dove siamo riusciti a combattere proprio sul filo di lana fino alla fine e avere la lucidità e la qualità per chiudere la partita. Quindi due partite diverse all'interno della partita, tutte e due condotte molto bene. Per la prima volta oggi è rientrata in campo dopo l'infortunio Tonello e l'abbiamo vista in buona forma, possiamo dire. Sì, Viola sta già allenando praticamente in maniera completa con noi da alcune settimane. Adesso c'è anche l'ok per pian piano ritornare in campo, con i giusti tempi, perché è importante che sia un recupero fisico ma anche mentale, che stia bene, che sia convinta. Pian piano tornerà al 100% a far parte della rosa, quindi per noi è una situazione molto importante, a parte affettiva per quanto mi riguarda per la società e per la città, ma anche una carta in più tecnica che per la squadra è sicuramente un qualcosa in più. Certo. La prossima domenica la LPM rispetta il turno di riposo, quindi noi ci rivedremo in campo tra le mura amiche del Palamanera contro Orvieto il 25 novembre. Che sì. Sfida dobbiamo aspettarci? Allora, intanto non posso invitare i tifosi come solito domenica prossima, che anche oggi sono stati stupendi, non li posso invitare, devo dire godetevi una domenica di pace, di riposo come noi. No, vieto la squadra che in questo momento non ha mai perso, non so se oggi sta giocando, non lo so, è una squadra che ha dimostrato grande continuità, secondo me ancora maggiore della nostra, nel gioco, nella qualità del gioco, e quindi e anche di fronte ad alcuni infortuni ha sempre vinto partite molto difficili. Quello che credo sia una sfida molto difficile, sarà una bellissima partita, ci arriviamo nel miglior modo possibile con tutte le vittorie, con una settimana possiamo riposare, staccare un po' la testa, quindi venite a vedere la partita tutti, perché sarà comunque una grandissima prendere il pallavolo.